Appartamento in fiamme alla Celletta di Pesaro, attimi di ansia e paura per la proprietaria che non era in casa, 10 gatti portati in salvo dai vigili del fuoco. Spaccio di droga, 23enne gambiano arrestato al parco delle Rimembranze, era già finito in manette lo scorso mese di luglio. Pericolo incidenti in via Roma a causa della strada dissestata. Dopo 12 segnalazioni al comune, un residente lancia un appello tramite Fano TV. Fondi pubblici alle associazioni e difficoltà nell'accedere agli atti del comune di Pesaro e i consiglieri di opposizione ricevuti dal prefetto. Piazza Andrea Costa Fano, al via la sostituzione dei tigli malati. Saranno sostituiti da ontani napoletani con foglie a forma di cuore. Cambia il palinsesto della biosfera di Piazza del Popolo a Pesaro, presentati contenuti inediti e interattivi che dialogano con la musica. Domani all'Arena BCC l'ultimo appuntamento con il teatro Sotto le Stelle. In scena la compagnia dialettale Saranno Fanuzzi. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Attimi di paura questa mattina intorno alle ore 11 in via Rossellini a Pesaro per l'incendio di un appartamento al piano terra di una palazzina di 5 piani. La proprietaria in quei momenti non era in casa, ma all'interno c'erano 10 gatti portati in salvo dai vigili del fuoco. La squadra dei pompieri con 2 autobotti e un'autoscala ha spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti. A causa dei danni subiti sia strutturali che da fumo, il piano terra e il primo piano sono stati dichiarati non fruibili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per la gestione del traffico. Già arrestato nel mese di luglio per reati inerenti agli stupefacenti, un gambiano di 23 anni è finito di nuovo in manette. Il giovane è stato fermato dalla polizia al Parco delle Rimembranze di Pesaro durante un controllo con l'ausilio dell'unità cinofila della Questura di Ancona. Grazie alla segnalazione del cane Hermes, che ha portato a una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto mezza panetta di hashish del peso di 50 grammi e di 5 dosi pronte per essere cedute ai clienti. Lo straniero è stato trovato in possesso anche di un coltello multiuso con lama punta. Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro, dopo aver convalidato l'arresto, ha emesso la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Questura di Pesaro. Passiamo ora all'intervista realizzata da Stefania Schiaroli a un residente di Via Roma, portavoce di un gruppo di abitanti che lancia un appello al comune per sistemare la strada. Infatti, nonostante ben 12 segnalazioni inviate, la via è ancora nelle stesse condizioni e spesso, purtroppo, teatro di incidenti. Molti residenti di Via Roma sono preoccupati per la strada rovinata. Allora, io abito in Via Roma, nel tratto stradale che va da mare monte, la carreggiata è molto rovinata e quindi si è verificata una situazione che non è più sostenibile. Una settimana sì e una settimana no ci sono incidenti. Nelle strisce pedonali addirittura dei disabili con le stampelle, si sono incastrate le stampelle dentro questi buchi, c'è un avvallamento del terreno. Io ho fatto 12 segnalazioni al comune da un anno a sta parte, mi hanno mandato una squadra e hanno detto che non è fattibile in quanto loro non sono preposti a questo tipo di intervento perché ci vuole un asfalto a freddo e quindi lettera morta. Tra l'altro qui a Fano, con il Giro d'Italia, sono state sistemate molte strade, quindi per l'incomunità dei cittadini vi prego al comune, al sindaco, all'assessore preposto di venire a vedere questo tratto di strada, perché qui c'è la pista ciclabile tra l'altro, dove vanno i bambini con la bicicletta, ci sono i bambini e i ragazzi, adesso ricominciano le scuole e quindi è un'arteria, è una carreggiata che va messa a posto. Il 31 agosto alle ore 19 è successo un incidente di una bambina, di una ragazzina di 16-17 anni che è caduta proprio qui sopra le strisce pedonali dove c'è l'avvallamento del terreno. Tra l'altro è una strada trafficatissima. La strada di Via Roma è trafficatissima, si sa questa, no? Il punto esatto è davanti alla CGL, dal numero 52 al numero 60, che saranno 25 metri di strada,
si dovrebbe fare qualcosa, altrimenti qui è un continuo incidente. E tutti i residenti chiaramente si lamentano di questo. Si lamentano qui, sì. Io tra l'altro ogni volta che succede un incidente sono il primo a essere chiamato perché devo soccorrere, devo disinfettare. Mi appello al sindaco, all'assessore preposto, all'ufficio delle strade, non so, di fare qualche cosa. Ancora cronaca, i vigili del fuoco questa mattina sono intervenuti in via Schiavini per recuperare un autocarro adibito per l'autospurgo sprofondato per il cedimento della pavimentazione adiacente a un condominio. I pompieri con l'ausilio dell'autogru hanno sollevato l'autocarro e lo hanno rimesso su strada. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici del comune. Invece a Frontone i vigili del fuoco hanno soccorso una donna caduta sulla riva del fiume sottostante. La squadra di Cagli ha recuperato la signora rimasta ferita e l'ha affidata alle cure del personale del 118. Il provvedimento sulle concessioni balneari adottato dal Consiglio dei Ministri non ci soddisfa, lo dichiara CNA Balneari, che in una nota spiega se da un lato è positiva la continuità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, dall'altro i criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese. Allungare l'efficacia per 3 anni concede alle amministrazioni e alle imprese un tempo congruo per programmare il futuro di un settore trainante per il turismo e l'economia, ma nel provvedimento a spiegare Sabina Cardinali, presidente nazionale dell'associazione di categoria, è prevista solo la remunerazione degli investimenti ancora da ammortizzare e nulla per gli investimenti effettuati nel corso di un'intera vita imprenditoriale, limitandosi a un riconoscimento soltanto per l'ultimo quinquennio. Siamo estremamente preoccupati, ha concluso la presidente, per il futuro di 30.000 imprese che danno lavoro a 300.000 addetti. E adesso una comunicazione che riguarda il centro unico di prenotazione, perché il CUP regionale non sarà disponibile dalle ore 13 di sabato 7 settembre e per la giornata di domenica 8 per attività di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura informatica. Il servizio di prenotazione di visite ed esami verrà completamente ripristinato entro le ore 5 della mattinata di lunedì 9 settembre. Nello stesso periodo non sarà possibile effettuare prenotazioni nei CUP delle farmacie abilitate tramite l'app Salute e attraverso il portale MyCoop Marche. Non si potranno cancellare prestazioni o effettuare pagamenti anche tramite app, sito o totem automatici. Cambiamo argomento. A Fano nei prossimi giorni saranno liquidati agli aventi diritto gli assegni in favore degli ultra 65 anni non autosufficienti assistiti dai familiari. L'importo è di 200 euro mensili. Il contributo sarà erogato in questo modo. Nella prima tranche, non oltre fine settembre, le famiglie beneficiarie riceveranno le somme spettanti per il semestre gennaio-giugno 2024 di 1.200 euro. Dopodiché l'ambito sociale 6 erogherà anche i restanti 6 mesi dell'anno con contributi di 400 euro mensili ad ottobre, novembre e dicembre sulla base di tutte le domande presentate nei 9 comuni dell'ambito e per i quali è stata redatta una graduatoria in ordine crescente di ISE. Fondi pubblici alle associazioni di Pesaro, prosegue l'inchiesta. Ieri il centrodestra ha incontrato il prefetto di Pesaro Urbino per affrontare alcune problematiche, come la difficoltà nell'accedere e quindi analizzare alcuni atti, ma sentiamo i dettagli nella prossima intervista. Si è svolto ieri un incontro tra il centrodestra di Pesaro e il prefetto. Cosa è emerso e quali temi sono stati affrontati? Siccome è dai primi di agosto che facciamo domande, abbiamo fatto un decalogo di domande, abbiamo protocollato gli accessi agli atti e le risposte ancora non sono arrivate, abbiamo cercato con il prefetto di capire se ci fosse una strada ulteriore da percorrere e soprattutto quale potesse essere anche un sostegno che le istituzioni, in questo caso la prefettura, potesse darci. In particolar modo ci siamo concentrati sulla Fondazione Pescheria, alla quale abbiamo chiesto di conoscere dove ha speso i soldi di quest'anno della Capitale della Cultura. Dall'accesso è emerso parzialmente, almeno, che il quadro si aggira ad oltre 4 milioni di euro, quasi 5, e di queste risorse non è chiaro quali siano stati poi dopo i beneficiari. E allora abbiamo voluto, con il tramite appunto del prefetto, far emergere un po' di chiarezza rispetto a questo. Il prefetto è stato molto disponibile, ci ha garantito la massima
così disponibilità anche per azioni future, perché il nostro è un mandato elettorale sacro tutto sommato e rispetto al quale noi dobbiamo cercare di svolgere al meglio il nostro compito. Lo facciamo attraverso le commissioni controllo e garanzia che si stanno riunendo, attraverso tutti gli organismi istituzionali ordinari. Purtroppo c'è stata negata la commissione d'inchiesta che invece avrebbe consentito anche ai cittadini una maggiore partecipazione e coinvolgimento. Speriamo che nelle prossime settimane le risposte arrivino e soprattutto che i cittadini possano riuscire ad avere quella chiarezza, quella trasparenza che nei loro confronti è un dovere. Hanno fatto discutere le dichiarazioni del sindaco Andrea Biancani, qual è la vostra posizione? Sì, abbiamo capito che eravamo noi il suo mirino, era evidente che ce l'avesse con noi, perché è vero, nel mese di agosto abbiamo depositato oltre 10 accessi agli atti su tematiche molto precise e mirate, facendo richieste mai generalizzate ma molto specifiche come la norma impone. Però è evidente che questo significhi comunque per il dirigente o per il responsabile doverci dare una risposta. Il prefetto ci ha ricordato, voi dovete pretendere una risposta. Una risposta è doverosa, quindi in qualche maniera la risposta di Biancani, di una semplicità quasi, devo dire, imbarazzante, perché dire lascia agì su una questione così delicata diventa sicuramente ancora più ridicola dopo i recenti fatti, quelli che stanno uscendo in queste ore rispetto alle sponsorizzazioni e rispetto alle quali anche lì lunedì scorso abbiamo depositato un accesso agli atti proprio per conoscere le sponsorizzazioni che il Comune di Pesaro ha rendicontato nei vari eventi, nelle varie iniziative in cui è stata coinvolta Stella Polare o Opera Maestra. Ancora quell'accesso, i tempi sono brevissimi, l'abbiamo fatto lunedì, non è stata data risposta. Oggi scopriamo, insomma, dalle cronache giornalistiche che probabilmente queste sponsorizzazioni ci sono state secondo un meccanismo molto particolare. Il comune chiedeva la sponsorizzazione, Stella Polare fatturava all'azienda. Devo dire che anche qua la chiarezza è davvero poca. Nelle prossime ore sicuramente faremo ulteriori azioni insieme ai colleghi del centrodestra per avere la massima trasparenza e la massima garanzia possibile. In merito proprio agli accessi agli atti dei consiglieri di minoranza, la Fondazione Pescheria oggi ha precisato di aver provveduto a trasmettere nei termini quanto richiesto dai consiglieri, nonostante l'accesso riguardasse tutti i documenti prodotti in un arco temporale di 13 anni. Come comunicato agli interessati, precisa la nota, non sono stati ancora trasmessi i soli documenti che ad oggi non sono nella disponibilità della Fondazione. Relativamente a questi si provvederà non appena disponibili. Torniamo a Fano per i lavori in piazza Andrea Costa. L'assessore Gianluca Lari fa sapere che a breve il Comune provvederà alla rimozione e alla sostituzione di alcuni tigli giudicati a seguito di un sopralluogo del personale addetto non più sicuri, in quanto severamente danneggiati sia dagli eventi atmosferici che da diversi parassiti. Nell'intervento dei prossimi giorni, ha spiegato Lari, saranno 4 gli arbusti interessati, mentre altri 2 saranno rimossi più avanti. Tutti saranno sostituiti nello specifico da ontani napoletani, nome scientifico Alnus cordata, dalle foglie molto caratteristiche a forma di cuore che al massimo raggiungono i 15-20 metri. Bambini protagonisti, due volti della cronaca, è il tema del confronto sulla tutela dei minori sulla stampa che è in programma domani venerdì 6 settembre nel Palazzo della Prefettura a Pesaro. Sentiamo. La tutela dei minori è principale ed è questo il motivo del convegno che stiamo organizzando insieme in collaborazione con l'UNICEF, che è un partner ovviamente importantissimo per quello che riguarda la tutela dei diritti dei bambini, ma è un momento soprattutto di confronto, cioè è inutile parlarci a volte dentro casa, bisogna avere confronto anche con altre realtà, in questo caso con le realtà europee, quindi vogliamo vedere come gli altri paesi, altri giornalisti, l'altra informazione si occupa dei minori quando sono coinvolti in fatti di cronaca. Quindi credo che sia un confronto utile soprattutto per arrivare ad una carta europea sulla tutela dei minori, cosa che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti aveva già iniziato a fare con una risoluzione che comunque è già all'attenzione da anni del Parlamento europeo.
C'è soddisfazione perché è la prima volta che avviene un confronto in Italia con giornalisti stranieri. In questo caso ci sono giornalisti che sono corrispondenti in Italia dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, da Bulgaria e Albania. Quindi credo che appunto il confronto serva per arricchire, per trovare anche una formula possibilmente unitaria nell'ambito dell'informazione. Il 7 settembre la Villa del Balì di Saltara ospiterà la 15ª edizione di Banca e Famiglia, organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano, che consegnerà 97 bonus bebè ai neonati del territorio, figli di soci o dipendenti dell'istituto di credito. Quest'anno i piccoli risparmiatori riceveranno un contributo totale di 24.250 euro. Nel corso delle 15 edizioni, BCC Fano ha erogato bonus a 1.725 bebè per una cifra complessiva di oltre 431.000 euro. Durante l'appuntamento di sabato verrà anche illustrato il nuovo corso per neogenitori dedicato ai primi 1.000 giorni di vita del bambino. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 13, 20 e 27 novembre dalle 18 alle 19.30 nel salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci a Fano. La partecipazione al corso è gratuita per tutti i soci BCC Fano. Per informazioni e iscrizioni è necessario inviare una mail a soci@fano.bcc.it. Due contenuti inediti e interattivi per la biosfera di Piazza del Popolo a Pesaro. Ieri con una cerimonia è stato presentato un nuovo palinsesto che accompagnerà turisti e cittadini fino a dicembre. Ce ne parla Marco Lonigro. La programmazione della biosfera di Pesaro si arricchisce. Sono stati svelati ieri due contenuti inediti e interattivi che dialogano con la musica e che arricchiscono il palinsesto del simbolo della capitale italiana della cultura 2024. La biosfera, presentata circa sei mesi fa e ormai nota a tutti, è un'installazione scultoreo digitale di 4 metri di diametro con oltre 2 milioni di LED, un'opera viva in dialogo con la città. Oggi presentiamo due contenuti inediti. Il primo si chiama Nebula ed è un particellare che reagisce praticamente con l'audio proveniente dal palco, viene analizzato lo spettro sonoro e ci saranno delle grafiche che si muovono, diciamo, a tempo. E l'altro invece si chiama AI Dream e sono tutte praticamente rivisitazioni fatte con l'intelligenza artificiale di elementi naturali, paesaggi naturali, e le immagini quasi sembrano, diciamo, girate con una telecamera vera per quanto sono realistiche. Adesso passeremo ad altri contenuti dove la sfera, la biosfera si spoglierà, diciamo, quello che era il contenuto che poteva aiutare il turista, il visitatore, e tornerà ad essere quella è stata pensata come un exhibition, art exhibition, dove appunto i contenuti andranno a occupare il tempo della piazza durante il giorno e saranno più dinamici e anche più astratti. Ad interagire con la biosfera nella serata di presentazione la performance della polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba, con la partecipazione del violoncellista Giuseppe Franchellucci. L'amministrazione comunale in queste settimane ha pensato ad un nuovo allestimento di Piazza del Popolo che potesse valorizzare la biosfera. Importante l'introduzione del palco modulabile a seconda del tipo di evento, che forma così un teatro a cielo aperto con una platea capace di ospitare circa 200 persone. È un momento importante per la città di Pesaro, dice il sindaco Biancani, che ha colto l'occasione anche per spegnere le recenti critiche sulla biosfera. Sono molto soddisfatto perché poi alla fine si sono state le polemiche, ma è anche vero che le persone che hanno avuto modo, hanno avuto voglia, hanno avuto tempo di potersi fermare e di guardare quelli che sono i contenuti, sono rimasti veramente contenti. Quindi la biosfera al centro per il 2024, e poi per quanto riguarderà il 2025, come abbiamo già annunciato, cercheremo di trovare una nuova collocazione. Era già previsto lo spostamento, ma cercheremo di trovare appunto un nuovo posto dove metterla, che possa al suo tempo valorizzare anche la nuova piazza o il nuovo cortile o il nuovo giardino dove andrà ubicata. Questo nuovo allestimento, cosa ne pensa?
È molto bello, molto interattivo anche. Emozionante, perché comunque le persone vanno emozionate, anch'io lavoro nell'ambito della pubblicità eccetera, e quindi penso che per la città di Pesaro sia un investimento che magari adesso non è che darà tanto nel breve periodo, ma sul lungo periodo sicuramente anche il turista lo apprezzerà molto. 12-18 mesi questa cosa qui può veramente spiccare il volo. Sinceramente non ho visto una grande interazione con la musica e soprattutto pochissimi contenuti, anche abbastanza banali, devo dire, le onde del mare, cose un po' così. Mi ha lasciato un po' con un punto di domanda, diciamo. Sono passati 6 mesi dalla prima installazione, è un'idea promossa, bocciata? Lei da che punto di vista è? No, vabbè, io non è che posso dire promossa o bocciata. È un'operazione che è partita magari anche in maniera interessante, però i risultati sono un po' dubbi, diciamo, dal mio punto di vista. Secondo lei qual è la particolarità di questa installazione della biosfera qui in Piazza del Popolo? È molto interessante e rispetto al primo allestimento questa interazione con la musica è veramente molto forte. Bello, per quello che sto vedendo è molto bello, molto d'effetto, sì. E invece della biosfera in Piazza del Popolo sono passati ormai 6 mesi, cosa ne pensa? Beh, è bella da vedere, adesso certo che è bello vedere cambiare, perché poi dopo un po' ci si stanca di vedere sempre, non si guarda più, voglio dire, se invece cambiano le immagini allora uno si ferma e osserva ecologicamente. Sabato 7 settembre alle 15.30 prenderà il via la nuova edizione della Land Art al Furlo. Quest'anno si chiude l'anello nel Bosco del Cammino di Sant'Anna, un'opera collettiva durata 5 anni e costituita da ben 100 lavori artistici. Con un connubio tra natura e cultura torna anche quest'anno l'iniziativa Land Art al Furlo. Quando si aprirà la 15ª edizione del festival e quali sono le novità? Si apre il 7. Noi apriamo sempre di sabato perché se piove si può rimandare a domenica. Si apre il 7, alle 15.30 comincia a arrivare la gente. C'è il nostro curatore d'arte Andrea Baffoni che farà la passeggiata all'interno del boschetto, dove finalmente dopo 5 anni abbiamo chiuso l'anello nel bosco, che sono tutte piazzole. E dopo si farà la presentazione di Tutto ruota e di Forme nel vento, che sono le ultime due opere di Antonio Sorace. Poi si vedrà una parete intera della casa, perché la casa degli artisti è una, poi c'era la casa dell'ingegnere. Siamo sotto la diga del Furlo, a 20 minuti da Fano, in un bosco, e lì c'è una parete intera dedicata al romanzo murale, l'ho chiamato, in mosaico. Abbiamo questi due mosaicisti meravigliosi che vengono da Catania e che ci hanno fatto in 2 anni il racconto della Land Art al Furlo. Sono più di 200 opere, loro ne hanno scelte quelle che le emozionavano di più. Poi dopo si va nella Galleria Elettra, che sta nella Casa degli Artisti, si presentano i cataloghi e poi alle 7 finalmente c'è il concerto di Arbitri Eleganzie, che è una band di Senigallia che presenta il terzo disco, che si chiama Per tutte le altre destinazioni. E poi la sera siamo insieme come sempre, alle 9 si accenderà questo faro gigante delle Forme del vento. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza? Sì, è tutto aperto, tutto gratis, tutto meravigliosamente divertente. Antonio, ed è stato concluso il percorso ad anello nel Bosco di Sant'Anna? Dopo 15 anni chiudiamo con questo percorso che in realtà inizia 5 anni fa. Avevamo promesso 100 opere, cioè 100 piazzole di 2 metri per 1. Le 100 piazzole sono pronte e gli artisti le hanno dipinte, mosaicate, intarsiate, e quindi è un bel percorso all'interno di un boschetto. L'idea nasce dalla strada che unisce naturalmente, che non divide. La prima piazzola è una piazzola che ha 4 piedi di 4 colori diversi, e questo già ci dice quello che noi chiedevamo agli artisti: non abbiamo dato un tema, quindi ciascuno ha potuto esprimersi come ha voluto. E sarà anche l'ultima del percorso annuale di Land Art. Diciamo che finisce la chiamata, la call. Prima chiamavamo gli artisti, ci mandavano dei progetti e noi selezionavamo. Dal prossimo anno chiameremo 2 o 3 artisti per fare opere scultoree, diciamo, importanti.
edizione 2024 inserita negli eventi di Pesaro 2024. Questa edizione fra l'altro è inserita negli eventi di Pesaro. Noi ci vantiamo di aver partecipato con la nostra a 5 eventi in 5 comuni pesaresi. Vi aspettiamo il 7 settembre e saremo felici come ogni anno di offrirvi anche un bel brindisi. Dal Furlo ci spostiamo a Serra Sant'Abbondio, dove dal 6 all'8 settembre torna il Palio della Rocca, una delle rievocazioni storiche più importanti della nostra regione, giunta alla 38esima edizione. Durante l'evento, organizzato dalla Proloco e dal Comune, i tre castelli e i tre borghi si sfideranno nella corsa delle oche lungo il corso del paese. Sarà il clou delle tre giornate caratterizzate da scene di vita medievale, antichi mestieri, taverne con prodotti tipici, tavole rotonde, musica, spettacoli di falconi, conerie e sbandieratori, combattimenti militari e giochi storici. Nel paese, con la sfilata in costume, gli addobbi delle vie e l'apertura delle osterie e delle botteghe artigiane, verrà ricreata l'atmosfera tra la fine del 400 e gli inizi del 500. Il programma è impreziosito dalla presenza di gruppi storici, compagnie e gruppi musicali provenienti da tutta Italia, e per l'occasione verrà aperto l'Ecomuseo della Civiltà dell'Appennino Umbro Marchigiano. Il 16 settembre poi si terrà la consegna del palio e la cena della pace. Rimandato a causa del maltempo, domani sera all'Arena BCC di Fano si terrà l'ultimo appuntamento con le compagnie dialettali. A salire sul palco sarà la compagnia Saranno Fanosi. Perché a me qualche volta di sera mi sembra che davanti agli occhi mi appaiono delle ombre così svolazzanti, tutte bianche. Ma come pensa, quella è la catarata. Ma... E andiamo a conoscere allora anche loro, Saranno Fanosi, che ci propongono che cosa? Quest'anno proponiamo un qualcosa di ardimentoso, portiamo un testo liberamente tratto di De Filippo che si chiama Non ti pago, trasformato praticamente in una versione fanese della commedia, quindi tentiamo un qualcosa di veramente complicato ma sicuramente molto divertente, perché le sue commedie sono la commedia senza una commedia, ma la commedia. Quest'anno siete particolarmente contenti perché c'è una new entry nella vostra squadra? Quest'anno siamo particolarmente contenti perché per la prima volta abbiamo con noi Agnese, una ragazza che per la prima volta ci affaccia sulle scene. Siamo contenti, giovanissima, siamo intorno ai 17 anni e quindi ben contenti di proporre anche giovani che fanno un qualcosa di interessante, di culturale e di divertente soprattutto. Anche io come giovane, insomma, poco più di 17, però ancora. Bene, allora promuoviamo anche questi giovani talenti e anche a loro, insomma, auguriamo di essere fanosi. Agente speciale in seconda, Mino Tauro. Questo si chiama rinoceronte, l'altro si chiama Mino Tauro. Ci armasti due leocorni e non si chiama, si chiama posto. Occhio alla notizia termina qui, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato ai 50 anni di lavoro di Arido Severi, una festa che si è svolta a Tre Ponti di Fano. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti. Buona serata e arrivederci a domani.